Sandro Corsi, è arrivata questa decisione dell'ANAC che dispone l'archiviazione per quanto riguarda la vostra posizione in merito all'appalto della Cascata delle Marmore. Siete soddisfatti? Siamo soddisfatti e felici di del dispositivo che ci è arrivato oggi a firma del Presidente Cantone, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sta svolgendo un lavoro importante in Italia che non va sicuramente chiusa, che libera la cooperativa completamente, le nostre imprese da un punto di vista delle iniziative con questo dispositivo di archiviazione. Rispetto alla mia posizione personale nel campo, appunto in questo caso del diritto amministrativo, perché paradossalmente poteva dare, non paradossalmente, poteva anche dare al Rischiavate. prefetto i poteri di sostituzione dei nostri consiglieri, di commissariamento dell'appalto, addirittura tutto il management, diciamo, il consiglio di amministrazione della cooperativa, e invece è stato archiviato. Naturalmente abbiamo letto il dispositivo molto argomentato e basato anche sul fatto che già il giudice all'udienza preliminare aveva dato il loro a procedere su richiesta della procura del Tribunale di Terni. Quindi È un siamo, procedimento sia, che si chiude si definitivamente. chiude definitivamente, sì. E ne siamo felici, felici per noi stessi, personalmente, per le imprese, le nostre imprese cooperative, e anche per il futuro dei nostri lavoratori, Le chiedo, davvero, ecco, davvero, dei nostri infatti, soci lavoratori. le chiedo che anno e mezzo è stato. Diciamo un anno e mezzo comunque importante, perché pur in questa situazione di difficoltà la nostra base sociale è stata unita, ha capito, conosce i nostri valori, i nostri averi, il nostro modo di fare. Magari abbiamo ovviamente tutti noi dei difetti di carattere, e io per primo, però insomma sanno che c'è una profonda e connaturata e genetica onestà di fondo nel nostro modo di fare impresa, e quindi c'è stato anche tanto calore. Abbiamo affrontato insieme questo periodo, ma con anche il sostegno del Presidente Nazionale della Lega delle Cooperative, Mauro Musoletti, con il sostegno di tanti che ci hanno, da tutta Italia, che ci hanno sostenuto, e quindi ne usciamo rafforzati, ecco, rafforzati. Alle sue spalle c'è la Cascata delle Marmore. Voi non avete partecipato al bando per l'assegnazione dei servizi, la gestione dei servizi all'interno del parco. Ecco, però naturalmente sarete interessati a che fine faranno i 48 lavoratori che erano impiegati con Allora, voi, no? noi la Cascata delle Marmore è negli atti e nei numeri che abbiamo consegnato al Comune di Terni, di ingressi, di valori in questi anni. Diciamo, abbiamo costruito il tipo di turismo nella Cascata delle Marmore tramite i nostri lavoratori, insieme, progetti, iniziative e molto, insomma, diversi anni importanti. Certo che siamo preoccupati per perché sappiamo il valore di questo umano e professionale di queste persone. E ci farebbe davvero piacere che possano trovare tutti il loro giusto lavoro a tempo indeterminato, come è scritto nei contratti e nelle leggi. C'è il diritto ad avere, se non si offre un lavoro pieno dall'altra parte, a mantenere un part-time dove già si svolgevano i lavori. Sono diritti dei lavoratori. Mi auguro, e sono sicuro, che anche le rappresentanze sindacali sapranno assicurare quello che è in diritto, cioè se non vi sarà la condizione per l'azienda di proporre all'azienda subentrante un lavoro a tempo pieno, cioè 300, 365 ore mensili, la possibilità, come per legge, di fare dei part-time. Naturalmente togliendo la doppia appartenenza societaria, cioè non potranno essere soci. Faccio un esempio di ACTL o di Alice e di un'altra azienda, ma la condizione di socio è una condizione che si toglie. Noi già abbiamo detto che per noi possono seguitare a lavorare da noi anche se sono nostri dipendenti e soci magari di qualcun altro se lo vorrà. Ma il diritto del lavoro è chiaro, è inoppugnabile. Tutti hanno assolutamente diritto, se c'è lavoro part-time, a compiere l'orario lavorativo. E questo è un diritto che i lavoratori potranno tranquillamente andare in qualunque tribunale della Repubblica se gli verrà negato, e sicuramente il giudice del lavoro darà loro ragione e torto a chi è magari può sottoscrivere cose del genere, perché non rientrano nel diritto non solo del lavoro ma neanche umano.
cioè il diritto ad avere un orario di lavoro pieno. Non ci può essere il diritto a essere con due società concorrenti, ma basta togliersi da soci. Come noi abbiamo detto sia ai sindacati che ai nostri lavoratori, possono rimanere con noi anche se non soci, anche se soci di altri. Un'ultima cosa, Corsi, questo bando scade il 30 giugno, giusto? Sì, scade formalmente il 30 giugno, però in ragione del, diciamo, del procrastinarsi dell'assegnazione scadrà il 1° settembre fattualmente. Noi non abbiamo gareggiato perché si sapeva che sarebbe scaduto il 30 giugno. Sapete che invece dentro adesso vi è anche luglio-agosto, diciamo così, produce qualche sperequazione da un punto di vista anche della normativa, insomma. Noi abbiamo partecipato perché sapevamo che finiva a giugno, però avendo invece iniziato il primo, per i nuovi gestori gli è stata data la possibilità, magari nelle leggi sicuramente benevola, di andare fino al 1° settembre. Insomma. Ecco, ma nel vostro futuro ci sarà ancora la cascata nel marmore, nel senso che parteciperete ad un eventuale, ad un altro bando, insomma, la successivo? Il marmore, insomma, il millennio che c'è, è un patrimonio non solo della nostra città, né della nostra regione, ma dell'Europa intera. I visitatori venivano da tutto il mondo, i pittori da tutto il mondo, i poeti, eccetera. Quindi se noi parteciperemo al prossimo appalto, non lo so, leggeremo il bando quando uscirà. Grazie Corsi. Grazie a voi.